Spunta una nuova commedia anglo-americana, Gambit, con Colin Firth, Cameron Diaz. Il soggetto tratta di una giovane donna ingaggiata da un ladro per rubare una scultura di inestimabile valore all'uomo più ricco del mondo. Il tutto condito da situazioni esilaranti, comiche, che sfruttano anche lo shock della nudità, ma senza sottofondi sexy. La regia è stata affidata a Michael Hoffman, che naturalmente era presente col cast al completo al recente debutto del film negli Stati Uniti. Abbiamo lavorato in termini di commedia. Quando abbiamo affrontato la scena del nudo, non ci siamo posti scientificamente davanti ad un obiettivo di tipo sessuale o altro. Non è il mio caso, mi sono messo in ginocchio per 20 minuti. La scena del nudo è stata girata in un vero ufficio in cui abitualmente non c'è molta privacy. Beautiful work. You'll never suspect it was a fake. Monet's haystacks. For years now, Chavendel has been seeking it with a passion. Haystacks. A lot of glass. Attorno c'era molto vetro, quindi grandi trasparenze. Quindi c'era anche del pubblico. Sono sicuro di sì, quindi è stato un miracolo che non ci sia stata qualche immagine colta da un iPhone e poi diffusa. Man's a bit of an idiot. Oh, fuck me. Why were you out on the ledge? And why are your pants hanging in a tree? The man we're dealing with is not about mixing the professional with the personal. Maybe I don't mind being seduced by a multi-zillionaire. The man is a helpless ignoramus. Il film narra lo scontro di culture fra la ragazzotta che esce dai rodei texani e il molto represso esperto britannico d'arte. Il casting è stato perfetto. L'esperto d'arte deve riuscire a rubare un Monet per conto di un avido collezionista. La ragazza si presenterà come la nipote dell'eroe che durante l'ultima guerra aveva rinvenuto l'opera. Il film giunge sul grande schermo in Italia dal 7 marzo. No problemi, Lenza. Security was a little tough. Oh. Not forgetting anything else, are we, sir? Hmm? No, shouldn't think so.